that fate has brought us here, and we should be together, babe. But we're not. Oggi cercheremo di entrare insieme a tutti i cittadini. Vogliamo dare un segnale, non vogliamo ingressi riservati, vorremmo riuscire a entrare direttamente insieme, perché noi casualmente ci sediamo all'interno perché siamo i portavoce dei cittadini, ma facciamo parte dei cittadini. Per il gruppo del Partito Democratico, Marco Lisei per il gruppo Popolo delle Libertà, Manes Bernardini per il gruppo Lega Nord, Kelly La Torre per il gruppo Con Amelia per Bologna, con Vendola, perché prima non ho letto correttamente l'intera dicitura, Massimo Bugani, Movimento 5 Stelle, Pasquale Caviano, Italia dei Valori, Stefano Aldrovandi, lista Aldrovandi. Questi capigruppo mi hanno presentato questa lettera che dice: i sottoscritti presidenti dei gruppi consigliari del Comune di Bologna, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto Comunale, avanzano la candidatura della consigliera Simona Lenti alla carica di Presidente del Consiglio Comunale e della consigliera Paola Francesca Scarano alla carica di Vicepresidente del Consiglio Comunale. Consigliere Bugani, alla parola. Grazie Presidente, buon a tutti. Niente, brevemente, Presidente, per dire che ci ha fatto piacere firmare questo documento condiviso con tutti, ci fa piacere che il Presidente e il Vicepresidente siano due donne, che siano due donne giovani, ci sembra un ottimo segnale. Diciamo che non avremmo avuto problemi nemmeno a votare Maurizio Semenini, Presidente di questo Consiglio, sia per come ha svolto il suo mandato nella precedente legislatura, sia per il numero di preferenze ottenute. Ovviamente avremmo insistito un po' sulle dimissioni dal Consiglio regionale. Grazie. Consigliere Bugani, non avevo dubbi su questa seconda parte, però mi ha fatto molto piacere la prima. Com'è andata? Bene, solite cose. L'unica nota di colore è la protesta delle precarie degli asili nido che hanno esposto uno striscione perché tra 24 giorni saranno licenziati. Abbiamo appurato che la prima diretta streaming del Consiglio Comunale saltava di brutto e si sentiva l'audio a tratti. Proteste su Facebook e su Twitter dei nostri utenti che volevano ascoltare interessati alla prima diretta. Cioè, vuol dire che sono meglio le dirette di Rex? Adesso non esageriamo, però di sicuro possono essere migliorabili quelle che abbiamo appena installato in Consiglio Comunale e ci aspettiamo che migliorino ulteriormente. Diciamo così, che abbiamo ampio margine di miglioramento. Ma molto, più molto, sicuramente. Siamo fiduciosi. Sempre. Il principio intanto è che hanno accordato questa live stream, per cui insomma dal punto di vista del principio è fantastico, abbiamo vinto questa battaglia. Non è che funzioni. Adesso facciamo la funzione, meglio. Tutto qua. Grazie. Prego. Grazie a noi. Già, noi siamo ancora qua. Oh, baby,